Should I stay? Should I go? Oggi siamo di nuovo a Dubai, la metropoli del futuro, conosciuta per il turismo di lusso, l'architettura ultramoderna e molto altro. Nella puntata precedente abbiamo parlato di come fare impresa negli Emirati Arabi, mentre in questa puntata approfondiremo gli aspetti positivi e negativi di vivere a Dubai. Siete pronti? Allacciate le cinture. Should I stay? Should I go? Ai microfoni con noi abbiamo il piacere di riparlare con Maria Egizia Gargini, che vive a Dubai dal 2015, originaria della Toscana. Prima lavorava in una corporate service company internazionale e da gennaio 2020 invece ha aperto la sua società, La Linea. Buongiorno, buongiorno Maria Egizia. Buongiorno Mary, buongiorno a voi. Come stai, come va? Molto bene, direi che questo è un piacere per me di sentirvi ancora per parlarvi di tutto quello di cui potete avere bisogno. Anche per noi. Gli italiani possono aver bisogno. Ecco, esatto. Allora, sicuramente una delle domande che ci arrivano più spesso in redazione è questa: quali sono i documenti necessari per un italiano per potersi trasferire a Dubai? Ecco, bella domanda, perché molto spesso c'è della confusione sull'argomento. Dunque, sì. per entrare negli Emirati Arabi Uniti non è necessario nessun visto alla partenza. Il visto viene rilasciato all'arrivo in aeroporto, ovvero è un timbro sul passaporto. Sì. Con questo si hanno i 3 mesi dove si può stare, diciamo, durante l'anno, così come vale per altri paesi, con un visto turistico. Parlo chiaramente di passaporto italiano. Dopodiché, se si decide di lavorare a Dubai e quindi si ha un datore di lavoro, questo stesso datore di lavoro provvederà a diventare il nostro sponsor. In questo senso verrà rilasciato un visto di residenza, per cui il nostro passaporto verrà dotato dell'adesivo del visto di residenza, così come succede per altri paesi, appunto, non so, gli Stati Uniti, dove è necessario, e avremo tutti una carta d'identità, che è una smart card, dato che Dubai è appunto una smart city, quindi collegata a tutto quello che sono le nostre informazioni, dove lavoriamo, come ci chiamiamo, cosa facciamo, eccetera, da dove proveniamo, e quindi saremo a tutti gli effetti residenti. Nel caso di una volontà, quindi di intraprendere un percorso imprenditoriale in città e quindi stabilire la propria società, con questa azione il visto di residenza viene rilasciato in automatico. Quindi, aprendo una società a Dubai, si può diventare, volendolo, automaticamente anche residenti. In questo caso non avremo bisogno di uno sponsor, perché saremo noi il nostro sponsor. Diciamo. Certo. Ecco, questo in caso di società free zone, perché poi qua potremmo aprire una parentesi, un altro dibattito, sì, sulla differenza dei tipi di società. Però in una società società free zone, quindi in una delle zone franche degli Emirati e della città di Dubai, che ne ha anche diverse, si può avere poi il nostro visto di residenza, così per esempio come ho io. I tempi per aprire una società sono molto lunghi? In free zone, quindi in zone franche, in qualsiasi parte degli Emirati che lo permettono, i tempi sono molto molto brevi, specialmente con la volontà di restare nel paese a svolgere la propria attività, quindi essendo presenti in loco, io direi che con 10 giorni lavorativi si può aprire una società e ottenere anche il visto di residenza con relativi documenti, quindi molto breve e molto veloce. Molto nella veloce. Procedura. E altri consigli che tu daresti ai nostri connazionali che strizzano l'occhio su Dubai, che vorrebbero trasferirsi a Dubai ma non sanno come muoversi? Sicuramente fare prima di tutto una visita breve, anche insomma di una settimana. Dubai consente, specialmente d'inverno, di farsi un bel giro al caldo e al mare, quindi piacevolmente, però almeno avere una settimana di esplorazione anche della città, di quelle che sono le varie zone, per capire anche com'è distribuita, perché è un caso abbastanza peculiare nella distribuzione di come si è sviluppata la città stessa, no? Nella distribuzione, voglio dire, delle aree di interesse, di business e residenziali, e da lì capire anche se
sono questi luoghi, diciamo, che affini a quelle che possono essere le nostre decisioni di vita. Dubai è una metropoli realizzata nel deserto, ha delle caratteristiche estremamente moderne, sfrenatamente moderne, oserei dire, quindi c'è anche una sensibilità che per noi europei va a... Certo, va a... La dobbiamo interpellare, sì. Ecco. Sì, sì. E da lì, diciamo, dopo una breve ispezione, sicuramente affiancarsi a qualcuno che può essere d'aiuto nel disbrigo delle pratiche per quanto riguarda sia la costituzione della società che l'ottenimento dei documenti di residenza, e anche per vagliare tutte quelle che sono le dinamiche, diciamo, del business che si vuole andare a istituire da quelle parti. Questo di sicuro, ce ne sono moltissime oltre alla mia, insomma, ma moltissimi colleghi che svolgono un ottimo lavoro. Ecco, per esempio, quindi, quali sono le attività secondo te che un italiano apre più facilmente, più frequentemente a Dubai? C'è un settore particolare, non lo so, dico a caso, per esempio la ristorazione, c'è un settore particolare dove l'italiano dice vado a Dubai ad aprire? Dunque, moltissimi degli italiani, una delle skills, diciamo, sì, che viene più, si ritrova più facilmente nel mondo lavorativo degli italiani sono sicuramente professioni legate alle costruzioni, all'arredamento e a tutto quello che ha a che fare con l'ambito, appunto, del real estate, perché chiaramente noi popolo, insomma, di gusto e di assolutamente bravissimi architetti, ingegneri, ed essendo la città stata improntata negli ultimi 15-20 anni su uno sviluppo edilizio strenato, ecco, questo ha accolto molte persone con questo tipo di profilo. Quindi hai anche studi di design, di architettura, di interiors, oltre a anche aziende che hanno spostato lì parte delle loro produzioni, eccetera. Questa è una delle cose sicuramente importanti. Poi la cucina e la ristorazione, là lo sai, Nicole, io sono pure parte dell'Accademia Italiana della Cucina a Dubai, per cui mi cogli nel vivo. Ci sono dei ristoranti italiani veramente di livello, il livello, diciamo, di ristorazione di Dubai in generale è molto alto, quindi si ritrovano poi nomi importanti sicuramente, ecco. Che bello. Egizia, sei stata utilissima come sempre. Io mi farei una chiacchierata, io ed Alex staremo qui ore e ore ad ascoltarti. Ti ringraziamo. Grazie, ragazzi. Ti ringraziamo. Alex, volevi salutare, volevi dire qualcosa? Ma io non ho niente da aggiungere, devo solo venire a Dubai col primo volo e godermela. Esatto. Ma vi aspetto ragazzi. Arriveremo. Facciamo un bagno. Perfetto, grazie mille Egizia, grazie mille per essere stata con noi, a presto. Grazie a voi, a presto, ciao. Should I stay? Should I go? Beh, sicuramente è un mondo interessantissimo, avrà dei grandissimi vantaggi e avrà anche degli aspetti che non sono tanto vantaggiosi. Io sono curiosa di ascoltare i nostri amici che ci hanno inviato i loro pro e contro. Andiamo con i pro. Should I stay? Ciao, mi chiamo Elisa e ho 37 anni. Da quasi 4 anni vivo a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e lavoro nel mondo degli eventi. Tra gli aspetti positivi della vita qui, il principale è sicuramente il fattore sicurezza. Possiamo dormire senza chiudere a chiave la porta di casa. Poi c'è il mare e il sole, 365 giorni l'anno. Ciao, sono Giulia Diorio, ho 28 anni, mi occupo di ricerca e strategia di mercato e comunicazione, oltre a lavorare per l'azienda della mia famiglia, la Diorio SPA, e vivo a Dubai da quasi 6 anni. I pro del vivere a Dubai sono sicuramente legati in primis alle molteplici opportunità di lavoro e di crescita. Infatti molte tra le più grandi corporazioni internazionali hanno una sede anche qui. Nonostante la forte impronta musulmana che regola la vita di chi vive a Dubai, parliamo comunque di un emirato altrettanto tollerante nei confronti delle altre culture e credenze.
Basti pensare che gli expat possono acquistare alcolici o carne di maiale, anche se ciò non è permesso dal Corano. È bello vedere come tante nazionalità diverse riescano a convivere insieme e allo stesso tempo rispettare la cultura locale, a volte prendendone parte, ad esempio partecipando all'iftar o rispettando il digiuno in luoghi pubblici in cui non è permesso bere o mangiare in determinati orari durante il Ramadan. E credo che questo sia un esempio bellissimo di integrazione. A Dubai si vive bene, e non intendo solo l'alto tenore di vita. Infatti, ad esempio, il tasso di criminalità è molto basso. E vivendo qui da sola devo dire che questo aspetto è molto importante per me. Posso andare in giro a qualsiasi ora del giorno o della notte e so che nessuno mi darà fastidio. Ad esempio, molte persone che conosco non chiudono neanche la porta di casa a chiave. Last but not least, il clima. Direi che rientra sicuramente tra i pro del vivere qui, considerando che fa caldo tutto l'anno. E adesso stiamo a sentire quali sono invece i contro. Should I go? Tra gli aspetti negativi del vivere a Dubai, sicuramente ci sono i ritmi lavorativi folli, il traffico ed il caldo infernale durante i mesi estivi. Forse il traffico è il peggiore. Passo 2 ore in commuting, andando e tornando dal lavoro, ogni giorno. Se penso ai contro del vivere a Dubai, la prima cosa che mi viene in mente è l'estate, in quanto le temperature possono raggiungere anche 50 gradi con elevati tassi di umidità. Inoltre, quando ci si trasferisce qui può essere un po' frustrante all'inizio orientarsi tra i vari uffici e ottenere documenti ufficiali come visto di lavoro, residenza, anche perché vengono richiesti alcuni documenti tradotti in arabo. Ci sono inoltre alcune regole a cui personalmente ho fatto l'abitudine, ma a molti potrebbero dare fastidio, tra cui la legge che proibisce di baciarsi in pubblico o il rispetto di un dress code da parte delle donne che prevede che spalle e ginocchia siano coperte quando si entra in alcuni luoghi pubblici. Should I stay? Should I go? Alex, tu ci sei mai stato a Dubai? Non ci sono stato, ma ti devo dire che potrebbe essere anche inserita fra le prossime destinazioni quando avrò messo via un po' di soldini. Allora, guarda, non ci sono stata nemmeno io e ti prometto, facciamo un giuramento qui oggi, io ti prometto che ti porto a Dubai. Va bene, portami a Dubai, che bello. Amici, e come sempre anche un'altra puntata di Should I Stay, Should I Go giunge al termine. Se siete degli italiani espatriati, se conoscete qualche italiano espatriato, volete metterlo in contatto con noi per raccontare la sua storia o appunto anche la vostra storia, c'è un bellissimo indirizzo email a cui scrivere. Occhio! mary@italianamultimedia.com. E con questo vi lasciamo alla prossima puntata di Should I Stay, Should I Go. Alla prossima, un abbraccio a tutti. Should I stay? Should I go?